Un saluto agli amici e alle amiche di Domenica Italiana dalla redazione di World News 24. In apertura occupiamoci della vicenda legata all'ex Ilva di Taranto, in cui l'azienda ha sospeso gli ordini con alcune aziende e ha messo i lavoratori in pericolo in cassa integrazione. Immediato l'intervento del governo che chiede chiarezza immediata. L'ultimatum del governo è chiaro sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto. Risposte immediate sul futuro dei lavoratori. Il ministro Urso ha incontrato giovedì sia il governatore regionale pugliese Emiliano che i sindacati, che per lunedì 21 novembre hanno proclamato 4 ore di sciopero dopo la decisione dell'azienda di sospendere gli ordini stabiliti e di mettere gli operai in cassa integrazione. Emiliano ribadisce l'inaffidabilità dell'azienda proprietaria dell'indotto ionico e che revochi immediatamente la sua decisione di non pagare e di rescindere i contratti con le aziende. Il ministro Urso ha detto che ci deve essere una prospettiva per il futuro dell'acciaieria italiana ed europea. Noi ci muoviamo in questo senso e anche di riequilibrare la governance dell'azienda proprietaria dell'indotto in modo che si dia una risposta precisa rispetto agli impegni presi. E adesso parliamo di calcio. Fra poche ore partono i mondiali del Qatar 2022 di calcio e conseguentemente il campionato di Serie A in Italia ha concluso la sua prima parte della stagione con il Napoli in vetta solitaria alla classifica. Il Napoli blinda fino a gennaio 2023 la testa della classifica di Serie A. Gli azzurri di Spalletti nella quindicesima giornata di campionato, l'ultima prima dei mondiali del Qatar, battono per 3-2 la formazione dell'Udinese. Avanti con le reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas, subiscono il ritorno momentaneo dei friulani Nestorovski prima e Saramarzic poi. Secondo posto per il Milan, i rossoneri di Pioli battono a San Siro la Fiorentina per 2-1 con le firme di Leao e Milenkovic, intervallata dal provvisorio pareggio viola di Barak. Terzo posto per la Juventus che batte la Lazio per 3-0, mentre in chiave Europa, nello scontro di Bergamo, l'Inter batte l'Atalanta con il punteggio di 3-1. Per quanto riguarda la lotta a salvezza, importanti successi per Empoli e Lecce 2-0 su Cremonese e Sampdoria, mentre lo Spezia batte il Verona per 2-1 e la sfida dell'Olimpico Roma-Torino finisce 1-1. E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento dall'Italia. Vi salutiamo, vi ricordiamo che nelle prossime settimane vi racconteremo i mondiali del Qatar di calcio, sia nella versione televisiva che in quella radiofonica di Domenica Italiana. Restituiamo la linea a Pasquale Paoletta, Mimmo Siena, World News 24.